L'iniziativa risale ad alcuni anni fa ma continua ad avere successo. Parliamo della Corriera del Freisa, ideata da un tour operator astigiano, Giuseppe Fassino, di Italian White Travel. Un modo per portare gli enoturisti, chi è appassionato di enogastronomia, nell'astigiano alla ricerca di trattorie e di cantine e per valorizzare il territorio. Un'idea vincente, oltretutto perché prende la gente direttamente a casa sua, la porta comodamente sul posto e la riporta a casa. Certo, ma difatti noi abbiamo da alcuni anni queste corse al sabato sera da Piazza Carlo Felice, quindi dal centro proprio di Torino, per portarli qui a Moncucco a 30 km a fare una buona cena e poter bere 2, 3 e magari, perché no, 4 bicchieri senza poi il problema di incorrere nei controlli che sono specialmente al sabato sempre frequenti. Controlli oltretutto per cui una sicurezza, ma soprattutto diciamo che qua portate i turisti per valorizzare il territorio, per cui in questo caso questa sera c'è la bagnacausa, ma ci sono anche altre occasioni. Beh sì, ad esempio avremo il 12 dicembre una serata dedicata come cucina al fritto misto in collaborazione con Teleton, poi abbiamo anche iniziative diurne, ad esempio il 9 dicembre la corriera, che in questo caso si chiama Del Bollito, partirà sempre da Torino per andare a Moncalvo per la fiera del Bue Grasso. Moncucco, trattoria del Freisa, siamo nei locali di quelli che una volta era la bottega del vino. Umberto Gentilini è il cuoco della trattoria, intanto un locale quasi storico dove fate un menù di tradizione. Sì, certo, un menù che comprende salumi, formaggi, famoso soprattutto per il fritto misto alla piemontese. Ecco, il fritto misto alla piemontese, quali sono gli ingredienti? Ma gli ingredienti sono verdure, carne, bistecca, di tacchino di vitello, interiora di vitello e poi la parte dolce con semolino, mela in pastella. Questa sera invece è una serata particolare dedicata alla bagnacauda che voi preparate in due modi particolari. Sì, quella con l'aglio e quella senza aglio. La differenza qual è? La differenza è che in quella senza aglio ovviamente non c'è l'aglio, ma vengono aggiunti cardi e ciapinabò.